Presidente, il Palazzolo torna al successo, lo fa con una partita più convincente nel secondo tempo, però va detto anche che lo ha fatto in un ambiente quasi surreale. Oggi bisogna sottolineare che c'erano davvero pochi spettatori allo Scrofani Sallusti. Partita e il sentimento sul seguito. Allora, la partita oggi, secondo me, non so cosa gli sta succedendo alla squadra, perché abbiamo sofferto tanto contro un'ottima squadra, ben allenata e ben agguerrita. Comunque sì, a volte essere belli ma non avere risultato. Oggi siamo stati brutti, ma per lo meno abbiamo portato i 3 punti a casa. E questo mi fa molto piacere. Spero che non andiamo a Santa Croce con questa mentalità e questa voglia di giocare, perché secondo me usciremo da lì non rotti, ma distrutti. Spero che in settimana il mister e tutti si diano una smossa, perché veramente non riconosco il Palazzolo. Ma al di là di questo, come dicevi tu, oggi non poca gente, pochissima gente. Quindi proprio oggi ho maturato l'idea che porterò questa squadra a fine stagione e lascerò Palazzolo, perché penso che il mio tempo è stato fatto a Palazzolo. Ma puntualizzo che non è una fuga, ma è una cosa maturata negli anni, perché vedi, noi, prima mio fratello, poi io, noi abbiamo fatto sempre dei campionati entusiasmanti, belli, sempre messi lì. E abbiamo visto che Palazzolo sicuramente, e ne sono convinto, ha tantissime virtù, ma il calcio non interessa. Quindi io già in settimana mi sono riunito con dei ragazzi, perché sicuramente ci saranno, magari si farà una squadra di palazzolesi, ovviamente. Sarò sempre presente io, ma non in prima persona. Lascerò tutto quello che ho fatto fino ad oggi, perché quello che si vede qui allo stadio è tutto frutto dei miei sacrifici e della mia famiglia. Ma veramente, arrivare allo stadio e non vedere nessuno. Io sono un tipo che, come si suol dire, sanguigno. Siamo arrivati alla frutta. Mi dispiace questo, perché veramente le ho tentate tutte, ma evidentemente, ripeto, il calcio mi interessa dal primo all'ultimo. Sono molto affezionato e molto legato a delle persone di Palazzolo, tra l'altro casa, ribadisco, e io mi sento veramente un palazzolese adottato e ne vado fiero, però lo sport a Palazzolo. Con lo sport a Palazzolo abbiamo finito. Oggi, con i problemi sociali che ci sono, ma non a Palazzolo, in qualsiasi paese, in qualsiasi città, non vedere la partecipazione né dei genitori, né dei figli, né dell'imprenditoria locale, né della politica locale è veramente rammaricante. Ribadisco, sono stato a Paternò e c'era il sindaco, l'assessore, c'erano tutti. Lo fanno per politica, comunque sia, erano presenti. Qui, vedere 20 persone allo stadio con una squadra e con i sacrifici che fa il sottoscritto, veramente è da essere pazzi. Chiunque mi diceva sempre: Presidente, ma tu Palazzolo che ci fa? Io di Palazzolo e dei palazzolesi sono innamorato, continuerò ad esserlo, continuerò a venire, a mangiare, a dormire in questo paese, ma non a fare sport.